Newsline. Filo diretto con l'informazione. Un giovane specializzando in urologia presso la scuola di medicina dell'Università degli Studi di Bari è morto in un incidente stradale avvenuto negli Stati Uniti, dove si trovava per uno stage. Si tratta di Davide Loizzo di Altamura. Amici, colleghi e docenti lo ricordano come un ragazzo intelligente, una persona brava e studiosa. Sin da bambino Loizzo aveva dato prova delle sue capacità partecipando alla trasmissione di Mike Buongiorno Genius. Il professor Loreto Gesualdo su Facebook scrive: oggi non ho più lacrime. Davide era un ragazzo dolcissimo, disponibile, bravissimo, studioso. Abbiamo perso un professionista eccezionale. Sarà difficile colmare il vuoto che ha lasciato in tutti noi. Non ci sono parole per esprimere ai suoi genitori e alla famiglia il profondo dispiacere. Partiranno tra poche ore sui viadotti Cerro e Tirone del raccordo autostradale Potenza Sicignano in direzione Potenza i lavori rinviati per neve il 28 febbraio. La circolazione verrà a doppio senso sulla carreggiata in direzione Salerno. Il traffico diretto alla Tito Brienza sarà deviato sulla statale allo svincolo di Picerno. I lavori dell'ANAS, con un investimento di circa 6 milioni di euro, dureranno oltre 2 anni. Una dieta con alimenti a base di un nuovo grano di origine spagnola e coltivato in Puglia, il Tritordeum, è efficace nella cura dei sintomi della sindrome del colon irritabile. Il risultato di uno studio clinico pilota condotto dall'unità di ricerca sui disturbi funzionali gastrointestinali dell'Istituto De Bellis di Castellana Grotte in provincia di Bari, coordinata dal dottor Francesco Russo. Dolori addominali, a volte sotto forma di crampi, diarrea, sensazione di pancia gonfia, digestione rallentata, meteorismo e senso di malessere generale sono alcuni degli effetti che incidono pesantemente sulla qualità della vita di chi soffre della sindrome del colon irritabile. Si ritiene essenziale, evidenzia la nota dell'istituto, una dieta povera di grano, in quanto alcune componenti come il glutine sono responsabili della sintomatologia. Il Tritordeum, che non è un organismo geneticamente modificato, ha la caratteristica unica di avere una composizione proteica del glutine diversa da quella del grano, con meno carboidrati e un più alto contenuto di proteine, fibre dietetiche e antiossidanti. Così i ricercatori dell'Istituto di Castellana Grotte, unico in Italia, specializzato in gastroenterologia, hanno selezionato con appositi questionari un gruppo di pazienti affetti da sindrome del colon irritabile e hanno indagato gli effetti di una dieta di 12 settimane con pane, pasta e prodotti da forno a base di Tritordeum in sostituzione di altri cereali sul profilo dei sintomi gastrointestinali. I risultati di questa alimentazione senza utilizzo di alcun farmaco o integratore, spiega Russo, sono stati una significativa riduzione della sintomatologia, un miglioramento complessivo della barriera gastrointestinale, come dimostrato dalla diminuzione dell'infiammazione della mucosa intestinale e della correzione dello squilibrio della flora batterica in senso fermentativo. Percorrerà circa 3.000 km a bordo del proprio tir in compagnia di un autista per consegnare ad un orfanotrofio ucraino medicinali, alimenti, abiti e giocattoli. Michele Arleo partirà proprio lunedì, dopo che avrà riempito il proprio tir grazie alla solidarietà di alcuni dipendenti di aziende di Vallo di Diano, in provincia di Salerno e del Potentino. Dopo circa 3 giorni di viaggio, giungerà in Moldavia attraverso un corridoio umanitario organizzato da una ONG che si occuperà di consegnare il carico a un orfanotrofio in cui sono ospitati circa 200 bambini, struttura ubicata in Ucraina a 50 km di distanza dal confine moldavo. Dal Vallo di Diano hanno poi raccolto altro materiale. Non si è riusciti, purtroppo, come dice nella nota, a caricare tutto ciò che è stato donato. Michele Arleo è un giovane imprenditore di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, titolare di una ditta di trasporti merci. La sua iniziativa è stata subito accolta positivamente, tanto da riuscire a creare un ponte di solidarietà tra il Vallo di Diano e il Potentino, coinvolgendo anche diversi comuni, parrocchie e associazioni di volontariato e sportive. Le occupazioni abusive delle case popolari a Bari potrebbero avere una regia criminale, quanto emerge da un'indagine della polizia locale che ha avviato verifiche sulle occupazioni di alloggi comunali o di proprietà di Arca Puglia. Soltanto nel 2021 sono state 69 le informative di reato e 91 le persone denunciate. Quasi la metà degli alloggi è stata liberata e le abitazioni sono state restituite agli assegnatari. Nei giorni scorsi gli uomini del nucleo di polizia giudiziaria hanno recuperato un appartamento di 5 vani nel quartiere Iapigia che una trentenne aveva occupato nonostante l'immobile fosse già nella disponibilità di un'anziana donna. Newsline, filo diretto con l'informazione.